Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere come pulisco la casa, o meglio, come ho pulito la casa qualche giorno fa. L'altra mattina mi sono data alle pulizie quotidiane, niente di troppo particolare, e ho pensato di registrare il video perché so che vi piacciono sempre molto. E in particolare ho utilizzato un nuovo aspirapolvere che ho ricevuto in anteprima. Ormai lo sto utilizzando da circa un mesetto, forse qualcosina in più, ed è questo qui della linea Dream ed è il V10 Pro. Vi lascio qui in descrizione il link se vi può interessare l'acquisto. È pazzesco. Innanzitutto è un aspirapolvere senza filo, quindi è comodissimo perché lo riesco ad utilizzare ovunque, sulle scale. Io ho tre scale, ogni volta con il filo è un po' scomodo. Davvero super super comodo. Poi ci sono tanti accessori che ho utilizzato, quindi poi li vedrete all'opera. Questa è la struttura principale dell'aspirapolvere. Infatti qui abbiamo la batteria, ovviamente si va a ricaricare, c'è il display, ci sono tre tipi di velocità che potete impostare, c'è il filtro, questo interno e questo sopra esterno, che si va semplicemente a svitare e si può tranquillamente pulire e lavare. Idem per quanto riguarda quello interno, basta aprire, togliere tutto lo sporco, e anche questa parte qua semplicemente svitando viene via e potete andare a lavarla per bene. Ovviamente c'è il bastone principale da utilizzare con il classico rullo per pulire il pavimento, che è quello che onestamente utilizzo di più, proprio perché è molto pratico. Vedo qualche briciola per terra, vedo dei capelli, vedo dello sporco, lo prendo e passo sulla zona sporca senza necessariamente pulire tutta la casa. Quindi da questo punto di vista è davvero comodissimo. E poi ci sono gli accessori, che sono questi qui che ho contenuto all'interno di questa vaschettina che tengo poi nel mobile, tutto ben organizzato. Velocemente, cosa c'è? Ci sono questi due che servono sostanzialmente per pulire i mobili, per passare la polvere nelle zone un pochettino più complicate. Ad esempio questo angolato lo uso sui battiscopa, questo lo uso sui mobili, lo uso anche per aspirare le piante finte, insomma un po' dappertutto vado ad alternarli. Poi comodissima c'è questa prolunga. Questa viene comoda quando con la struttura principale non si riesce ad andare a pulire un angolino, perché se voi andate a mettere soltanto questo, la parte principale è un pochettino ingombrante, quindi magari non si riesce a raggiungere una parte un pochettino più complicata da raggiungere. Quindi con questo abbiamo la possibilità di raggiungere meglio il punto critico, perché vedete si allunga davvero tanto. Poi c'è questo che invece serve per aspirare i tessuti, lo utilizzo tantissimo per aspirare il materasso e il divano. Avendo il divano in tessuto salgono le cagnoline, quindi è necessario andare a passarlo. Poi vabbè, ovviamente caricabatterie per caricarlo. Io lo carico mediamente una volta ogni due giorni se lo vado ad utilizzare con costanza, perché dura circa un'oretta la batteria. E poi c'è la struttura per fissare l'aspirapolvere al muro. Io ancora non l'ho fatto, devo decidere se andare a fissarlo da qualche parte oppure se tenerlo così che vaga per casa. Però in realtà è molto comodo perché, come vedete, c'è il supporto per andare poi a fissare i vari accessori. Io ancora però non so dove metterlo, quindi non l'ho ancora fissato da nessuna parte. Avevo pensato di metterlo in lavanderia, però poi è un po' scomodo perché devo andare ogni volta giù, quindi stavo valutando questa cosa. Comunque non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio alla mia morning routine. Solitamente inizio le pulizie mattutine proprio dalla camera da letto. Tra l'altro quella mattina dovevo anche cambiare la biancheria del letto, quindi sono andata a togliere tutto e ho buttato in lavatrice. E visto che c'era il materasso completamente libero, ne ho approfittato per pulirlo, e dovrei farlo più spesso visto che ho trovato parecchia polvere. Utilizzo l'accessorio predisposto per aspirare i tessuti. La cosa bella di questo aspirapolvere è che potete impostare tre potenze diverse: eco, che è quella che consuma meno batteria ma di conseguenza è molto più, è un'aspirazione molto più leggera; medio e turbo. Turbo è potentissimo, lo
utilizzo soltanto quando c'è tanto tanto sporco. In questo caso per il materasso ho impostato la potenza media e l'ho passato per bene tutto e ha raccolto davvero tanta ma tanta polvere. Tra l'altro un'altra cosa molto comoda di questo aspirapolvere è che potete decidere se continuare a premere il tasto di accensione per farlo andare oppure se bloccare questa funzione e quindi premere soltanto una volta. Ad esempio mentre passavo il materasso ho impostato questa funzione così da non dover continuamente tenere premuto il tasto di accensione. Una volta completato il materasso ho passato la base intorno al letto e poi sono passata ai comodini che prima ho aspirato e poi con il Lysoform ho pulito e disinfettato. Con lo stesso accessorio vado a pulire anche i poster che sono appesi sopra al letto perché erano super impolverati, non sembra, ma la polvere si fa davvero in pochissimo tempo. Poi sono passata al mio comodino dove ho fatto la stessa identica cosa. Una volta pulito per bene tutto, sono andata a mettere il coprimaterasso che prima non avevo perché era a lavare, si stava asciugando, e poi ho messo la biancheria. Ho messo il nuovo copripiumino, però l'ho abbinato al lenzuolo sotto che non mi piace neanche un po', non mi piacciono abbinati insieme perché il lenzuolo sotto è grigio, mentre invece il copricuscino è di questo celeste bellissimo, però quello bianco era a lavare, quindi mi sono adattata. Letto fatto, sono passata al pavimento che ho semplicemente aspirato con appunto l'aspirapolvere per il pavimento. Comodissimo anche in questo caso perché non avendo il filo mi posso spostare ovunque comodamente anche sotto il letto senza dover continuamente attaccare e staccare il filo dalla corrente. Poi ho rimesso l'accessorio che ho utilizzato prima e ho passato, aspirato per bene la cassettiera che si trova davanti al letto, le piantine e tutte le cose che erano al di sopra. E voilà, la camera finalmente è pronta, sistemata, pulita e riordinata. Poi passo alla cabina armadio dove non c'era tanto da fare fortunatamente, sono andata a passare l'aspirapolvere sui ripiani, questi principali sono quelli che si impolverano più facilmente, ho dato una passata anche alla parte di sotto dove ci sono delle rientranze, anche lì la polvere si fa subito nel giro di qualche giorno e poi sono passata al mio lato di cabina armadio che era un pochettino più incasinato stavolta, strano ma vero, sono andata a mettere via i vestiti che erano un po' sparsi in giro e poi anche in questo caso ho passato l'aspirapolvere sui vari ripiani. Trovo questo accessorio davvero molto comodo perché molto spesso se passo direttamente il panno con un disinfettante come ad esempio il Lysoform mi lascia poi sul panno la polvere che c'è sul mobile, invece in questo caso prima vado a togliere la polvere e poi passo il disinfettante. Anche in cabina armadio ovviamente dopo aver pulito per bene tutto sono passata alla pulizia del pavimento. Ultimo step che mi stavo dimenticando, la pulizia dello specchio. Utilizzo Speak & Span, questo prodotto per pulire i vetri mi piace tantissimo anche perché lascia un profumo super buono nella stanza, infatti lo sto utilizzando al posto del mio amatissimo Quasar Vetri. Poi andiamo in bagno, in realtà in bagno ho fatto una pulizia molto molto superficiale, una cosa proprio super leggera. Ho pulito prima il top del bagno e la rubinetteria e poi sono andata a rimettere semplicemente le cose al loro posto.
Tra l'altro devo dire che da quando ho riorganizzato il bagno, e se non avete visto il video ve lo lascio qui nelle schede, sono molto più soddisfatta perché il bagno è sempre super, super ordinato e organizzato. Strano ma vero, ma da quando l'ho riorganizzato il bagno bene o male è sempre in ordine, specialmente i cassetti. Ho preso la buona abitudine di andare a rimettere le stesse cose nel posto dove le ho trovate, così da avere la casa sempre ordinata. Poi do una disinfettata anche al WC e infine passo allo specchio del bagno, che vuoi o non vuoi è sempre sporco. Questo lo devo passare almeno una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, perché si sporca praticamente subito. Già che c'ero ne ho approfittato e ho passato anche il vetro della doccia, anche questo bellissimo da vedere, ultra moderno ma terrificante da tenere pulito. Ogni volta che si fa la doccia bisogna passarlo perché altrimenti è subito sporco. Poi ho dato una passata di Lysoform al mobiletto sotto del bagno e anche in questo caso alla fine ho passato l'aspirapolvere sul pavimento e poi ho rimesso il tappeto. Unica cosa da dire, questo aspirapolvere non va sui tappeti lunghi come ad esempio questo, quindi non ho potuto aspirarlo. Arriviamo poi in corridoio, fortunatamente qui non c'è praticamente nulla se non questo vaso che vedete, quindi ho dato semplicemente l'aspirapolvere sul pavimento. Vi ho inserito anche questa clip dove vi mostro come aspira molto bene in poco tempo la polvere dopo aver bucato il muro per fissare una decorazione murale, che poi vi farò vedere, ma in realtà su Instagram già vi ho mostrato di cosa si tratta. E poi sono passata al tavolo della sala da pranzo, che prima ho riordinato perché c'erano tutte le cose di ste che ho utilizzato per lavorare, perché questo venerdì ha lavorato da casa e quindi il computer era ancora qui. Ho riordinato tutto e poi ho passato il Lysoform sul tavolo, mi piace perché fa un profumo troppo troppo buono, e invece sul mobile principale sono andata a togliere i vari complementi d'arredo e ho passato l'aspirapolvere. Io ormai mi trovo super bene con questo, quello che avevo preso da Lidl, che è molto meno potente, l'ho regalato molto volentieri a mia mamma, e questo l'ho tenuto io perché obiettivamente è più bello e anche più potente. Come vedete lo utilizzo anche per aspirare le piante finte, perché lì si fa sempre tantissima polvere. E poi da quando abbiamo cambiato le sedie devo per forza passare l'aspirapolvere intorno al cuscino, perché lì vuoi o non vuoi cadono le briciole, quindi una volta a settimana faccio questo lavoro e con questo accessorio riesco ad andare bene in profondità ad aspirare per bene senza troppa fatica. La zona dove sicuramente passo di più l'aspirapolvere in assoluto durante la giornata e anche più volte durante la giornata è proprio la sala da pranzo e la cucina. In questa zona della casa il pavimento è sempre più sporco, sarà che lo viviamo di più e quindi devo per forza di cose andare a passare l'aspirapolvere più volte al giorno. Sistemata la zona della sala da pranzo, faccio la cucina, che fortunatamente era già bella in ordine. Come intravedete da questa clip, sono andata ad inserire appunto questa targhetta decorativa da muro che mi piace tantissimo, mi piace proprio come ci sta. Ho pulito, ho passato l'aspirapolvere anche dove ci sono gli sgabelli della cucina, perché a volte mangiamo qui e quindi giustamente bisogna pulire anche questo angolino.
Alla fine completo la cucina passando un po' di lisoform sull'isola, perché poi per il resto era tutto perfettamente ordinato e pulito. Ultimo step, è più che altro ho fatto questa clip per farvi vedere come funziona l'aspirapolvere anche sul divano e come è comodo e pratico, perché come vedete ho passato tutto il divano, i cuscini, e questa è una cosa che devo fare avendo due animali che puntualmente salgono sul divano e lasciano peli ovunque. Anche se sono piccole e hanno il pelo corto, perdono un sacco di pelo, quindi passo l'aspirapolvere. Questo lavoro lo faccio circa una volta alla settimana, non di più, però è davvero molto comodo ed aspira in profondità. Infatti, come vedete, questo è tutto lo sporco che è raccolto in una sola mattinata di pulizia. E poi sono andata a svuotare il serbatoio per farvi vedere quanto sporco in una mattina avevo raccolto. In realtà il serbatoio non era pieno, quindi avrei potuto tranquillamente utilizzarlo anche nei giorni successivi, però ho voluto fare questa pulizia proprio per farvi vedere quanto sporco ha raccolto. Io sono davvero super soddisfatta di questo aspirapolvere, lo utilizzo sempre, a volte ancora adesso utilizzo il folletto perché comunque ce l'ho, anche quello è molto potente, quindi utilizzo anche quello, però questo lo utilizzo per le passate, quelle più veloci, come vi dicevo appunto nell'intro. Fatemi sapere se vi incuriosisce, se l'avete già provato, perché comunque adesso dovrebbe essere uscito da qualche settimana. Io spero che il video vi sia piaciuto, che come sempre vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacione e a presto, ciao!